Nell'antica mitologia greca, Medusa è la più famosa di tre sorelle mostruose, passate alla storia col nome di Gorgoni. Il primo scritto conosciuto sulle loro gesta si trova nella Teogonia di Esiodo dell'VIII o del VII secolo a.C. Secondo l'autore, le tre sorelle, Steno, Euriale e Medusa, erano le figlie di Forco e Ceto e vivevano al di là del famoso oceano ai margini del mondo. Delle tre, solo Medusa veniva considerata mortale, mentre Steno ed Euriale erano immortali. Sebbene Esiodo dia un resoconto delle origini di Medusa e della sua morte per mano di Perseo, di lei non racconta molto altro. Al contrario, un resoconto più completo di Medusa può essere trovato nelle Metamorfosi di Ovidio, poeta latino di secoli successivo. Ovidio descrive Medusa come originariamente una bella fanciulla. La sua bellezza attirò le attenzioni di Poseidone, dio del mare, che la desiderò e la prese nel santuario di Atena, divinità delle arti, della sapienza e della guerra. La dea allora trovò vendetta trasformando i capelli di Medusa in serpenti, in modo che chiunque la guardasse direttamente si trasformasse in pietra. Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa anguicrinita, egli rende soffice il terreno con uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott'acqua e vi depone la testa di Medusa a faccia in giù. Ovidio, le Metamorfosi. Nel mito di Perseo, l'eroe viene inviato da Polidette, re di Serifo, a tagliare la testa di Medusa. Polidette in realtà cercava semplicemente la morte di Perseo in modo da poter ottenere l'amore di Danai, sua madre. Tale missione avrebbe dovuto far morire l'eroe, ma questi era figlio di Zeus e venne aiutato dagli dei. Perseo ricevette l'elmo dell'invisibilità da Ade, un paio di sandali alati di Hermes, uno scudo di bronzo riflettente da Atena e una spada da Efesto. Con questi doni divini, Perseo cercò Medusa e la decapitò mentre dormiva. Immediatamente dopo che la Gorgone venne decapitata, il cavallo alato Pegaso balzò fuori dal suo collo. Nella Teogonia, Esiodo menziona anche Crisaore, un gigante nato con una spada d'oro in mano che fuoriuscì dal collo reciso di Medusa, rimasta incinta dall'incontro avuto con Poseidone. Dopo l'uccisione della Gorgone e la fuga dalle sorelle di questa, grazie all'elmo dell'invisibilità di Ade, Perseo tornò a Serifo dopo aver passato altre avventure e peripezie. Nonostante il protagonista sia Perseo, la testa della Medusa diviene quasi un aiutante magico dell'eroe, che la usa in diverse occasioni. Passando dall'Africa, pietrifica il titano Atlante, che darà il nome alla catena montuosa, un mostro marino che stava per uccidere la vittima sacrificale Andromeda, che sarà poi sua moglie, e poi Fineo, lo zio della ragazza, suo precedente promesso sposo. La scia di uccisione, grazie alla testa della Gorgone, non si ferma all'Africa, ma giunge in Grecia, dove Perseo pietrifica prima il prozio Preto, fratello del nonno Acrisio, e poi Polidette, che voleva sposare la madre Danai a tutti i costi. La testa della Gorgone viene usata da Perseo per uccidere anche tutti i cortigiani del pretendente della madre e persino per il nonno Acrisio, reo di non volerlo far passare attraverso il proprio territorio. Infine, la Gorgone finisce sull'egida di Atena, la quale dona alcuni dei serpenti magici a Ercole. Sebbene Medusa sia comunemente considerata un mostro, la sua testa viene inquadrata miticamente come un amuleto protettivo, in grado di tenere lontano il male e rendere giustizia all'eroe. L'immagine della testa della Gorgone si può trovare in numerosi reperti greci e romani, come scudi, corazze o mosaici. Uno di questi esempi è un pendente di testa di Medusa protettivo romano del II o del IV secolo d.C., scoperto nella campagna del Cambridgeshire.
Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale di Vanilla Magazine.